Con noi adesso Elisa Fuxas, regista, scrittrice, autrice, in questo caso un libro che sta facendo molto discutere, una bella chiacchierata e grazie, Ama e fai quello che vuoi, edito da Marsilio. Elisa, benvenuta. Ciao a tutti, grazie dell'invito e insomma delle parole che avete già speso e già mi imbarazzano, quindi benissimo. Bene, siamo molto contenti di ospitarti perché un libro e un documentario presentato qualche giorno fa a Venezia, nelle notti veneziane all'Isola degli Autori, hanno così riassunto un po' un'esperienza di vita che tu hai vissuto durante la pandemia. Tutto questo nasce da un problema che tu hai dichiarato, un tumore maligno alla tiroide, e al tempo stesso una proposta di matrimonio in chiesa del tuo fidanzato che hai rifiutato, immagino, e attraverso il quale però hai scoperto la fede e hai deciso perfino di battezzarti. È una storia abbastanza anomala, perché l'incontro della fede in tempo di pandemia è un incontro che non tutti hanno avuto. Come hai maturato tutto questo, Elisa? Guarda, nonostante io non creda al tempo lineare, quindi il tuo discorso è reale, la fede è iniziata 4 anni fa, il mio incontro con la fede, e mi sono battezzata 1 anno fa, nel 2019. Quindi c'è una premessa diversa, nel senso che io ho scritto questo romanzo nel corso di anni. E è uscito il 3 settembre per caso, non è una strategia di comunicazione, ecco. Quindi questa è la premessa. Poi che succede? Che io 1 anno dopo mi opererò di cancro. E il mercoledì delle ceneri ultimo mi dicono appunto di avere un tumore. Quindi l'esperienza che racconto nel film invece è come un episodio secondo di una serie vera, reale, su questa vita un po' strana e sgangherata che ho accettato di vivere, che è appunto una vita con un altro sguardo, che è più misterioso eppure insomma anche più divertente in realtà, perché appunto la fede, il mio incontro con la fede è iniziato con un tradimento, la mia prova di fede è un cancro in pandemia con la mia migliore amica che a sua volta si ammala di cancro. Quindi insomma, a parte il pellegrinaggio a Lourdes che sicuramente dovrei fare e insomma per riacquistare un po' di fortuna, ecco, capito, c'è un dispiegamento temporale un po' diverso, però insomma è tutto in realtà coincidente. Elisa, poco fa faceva riferimento Pierluigi anche a questo fidanzato e a questa proposta no, avvenuta in questi mesi. Ci racconti un po' di più? Del fidanzato, dici? Sì, diciamo che appunto non durante il lockdown ma prima, io non ho mai tradito in vita mia, purtroppo l'ho capito tardi che c'era questa possibilità. Comunque la prima volta che io decido di tradire un mio fidanzato, l'uomo con cui lo sto per tradire neanche mi sfiora e mi dice: senti, ti va di sposarmi? Io figurati, basita, nel senso che pensavo di aprire una nuova stagione di irregolarità, invece questo signore non solo mi voleva sposare ma mi voleva sposare in chiesa. Io ho realizzato lì per lì, in un modo alla Woody Allen, cioè ho visto tipo, sai, il coro, tutti che mi guardavano: ma tu non sei battezzata, dove pensi di andare? Quindi questo è uno scherzo, nel senso è un gioco tra me e questo rapporto con Dio, che però ha iniziato a innescare una serie di reazioni e di incontri che mi facevano trovare questo volto un po' dappertutto. Però mi ha colpito, no, Elisa, il fatto che in un'intervista al Quotidiano Avvenire tu hai detto: il mistero è che Dio ti parla con la lingua che tu puoi capire. Sì. Cioè, come a sostenere che poi tutti possono avvicinarsi alla fede perché la fede non ti chiede di cambiare. Sbaglio, è questa la tua tesi? Completamente giusto, perché guarda, all'inizio a parte ero di un'ignoranza abbastanza imbarazzante, cioè voglio raccontare storie, non so che come funziona la Bibbia, non so che i Vangeli sono parte della Bibbia, che il Cantico dei Cantici è lì, e quindi insomma era veramente imbarazzante. Ma poi ho incontrato un prete, perché comunque così funziona, quando ti vuoi battezzare devi parlare con loro. Non è un fatto privato, è un fatto proprio comunitario il battesimo, e questo forse è il suo bello, e mi ha detto: non ti preoccupare, non è che vogliamo che tu diventi un'altra, è solo uno sguardo diverso sul mondo, cioè accogli l'invisibile, che è quello che io faccio da quando ho memoria, tipo 2 anni, 3 anni di vita, quindi mi sembrava una dimensione giusta. Guarda, purtroppo il tempo è finito, ma resto, mi sa che ci dovremmo risentire, perché resto con una curiosità. Parla, per carità, un laico, quindi ci mancherebbe, il tradimento è, come dire, parte della nostra vita, l'abbiamo commentato 1 milione di volte in questo programma. Però il rapporto tradimento, fede, insomma, in questo la religione cattolica è molto severa, ha dei dogmi molto rigidi. Quindi se ti va, poi ci facciamo un'altra chiacchierata, come dire, verticale sul tema. Elisa Fuxas, salutaci anche papà, che è un personaggio assolutamente meraviglioso, che tutti amiamo. A presto, in bocca al lupo. Grazie, credi, ciao.